La scienza ha soltanto uno scopo pratico? È una domanda che oggi ha una risposta sostanzialmente affermativa. Noi riteniamo che il grande salto che la scienza ha fatto a partire dal Seicento sia stato proprio quello di avvicinarsi alla tecnica, di essere cioè un sapere che è in grado di farci dominare la realtà e effettivamente i risultati che la scienza e la tecnica hanno avuto negli ultimi secoli, certamente, possono rafforzare questa tesi. Tuttavia, ecco, non è solo questo il punto che possiamo oggi affrontare, perché la stessa età moderna, nel Settecento, aveva un'altra linea di pensiero. Infatti il Settecento diciamo che si apre in Inghilterra con la Gazzetta Spectator, che come dice Starobinsky, il nome ricorda comunque, ci introduce in una metafora che è legata alla gioia del vedere, no? È come se noi riacquistassimo una sorta di empirismo contemplativo. Ma anche Russell dice che i filosofi devono acquistare, devono assumere quella curiosità disinteressata che è propria dell'uomo di scienza, del genuino uomo di scienza. Aristotele ci diceva che è proprio dell'uomo il desiderio di conoscere e affidava al sapere, alla conoscenza, anche alla scienza, un valore teoretico, cioè anche di contemplazione, vale a dire la capacità di essere interrogati da quello che vediamo nel mondo e nella natura per poter riflettere sulla nostra stessa condizione umana. Noi oggi a Mappe proponiamo un breve video che ci illustra una sorta di percorso, si chiama Potenze di 10, in cui si parte da una scena della nostra vita quotidiana, allontanandosene e poi, come dire, ritornando nel dettaglio per capire quanta parte di mondo normalmente noi dimentichiamo e alla quale forse faremmo bene a riflettere. E vediamo il video insieme. Pomeriggio di ottobre sul lago Michigan a Chicago. Questa è l'inquadratura della nostra scena, ripresa da 1 metro di distanza. I lati del quadrato misurano 1 metro. La nostra cinepresa ora si allontana a velocità crescente e la distanza dall'inquadratura iniziale si moltiplica. Cresce di un fattore 10 ogni 10 secondi. I lati di questo quadrato misurano 10 metri. 10 secondi dopo le dimensioni sono già moltiplicate per 10. L'obiettivo resta sempre puntato sul luogo del picnic, anche quando la scena scompare dalla nostra vista. 100 metri, la distanza che un uomo può percorrere in 10 secondi. Si vedono le automobili sull'autostrada, le barche nel porto, una parte della città. 1 chilometro, 1000 metri, la distanza che un'auto da corsa percorre in 10 secondi. Vediamo l'intera città che si affaccia sul lago. 10 metri alla quarta, 10 chilometri. La distanza che un aereo supersonico percorre in 10 secondi. Vediamo l'area metropolitana di Chicago, la baia e una vasta parte del lago Michigan. 10 metri alla quinta, la distanza che un satellite percorre in 10 secondi. Cielo molto nuvoloso, queste le condizioni meteorologiche odierne nel Midwest. 10 alla sesta, un 1 con 6 zeri, 1 milione di metri. Tra poco vedremo la Terra nella sua forma sferica. 10 alla settima, possiamo vedere l'intero pianeta. Il nostro viaggio dura già da 1 minuto. La Terra diventa sempre più piccola man mano che ce ne allontaniamo, mentre le stelle sullo sfondo sono ancora tanto distanti da sembrarci puntini luminosi. Questo viaggio ci fa muovere con una rapidità vertiginosa. In 1 secondo attraversiamo metà dell'orbita lunare. Metri elevati alla decima potenza. Questa distanza equivale a un piccolo tratto dell'orbita della Terra intorno al Sole. Seguono a ruota le orbite dei pianeti vicini, Venere, Marte e Mercurio. Ed ora il centro del nostro sistema planetario, il Sole. Ed altri pianeti che ruotano intorno al Sole. A questa distanza ruota il pianeta Plutone. Un fitto velo composto da milioni di comete, troppo lontano per essere distinto a occhio nudo, ma fa ancora parte del nostro sistema solare.
10 metri alla quattordicesima. Il nostro sistema solare non è più che un unico punto luminoso. Il Sole ormai non è altro che una delle molte stelle. Riconosciamo 4 costellazioni. Ci sono note perché le vediamo dalla Terra. 10 metri alla sedicesima, un anno luce. Non siamo ancora in grado di identificare altre stelle. Il prossimo salto di 10 secondi ci porta avanti di 10 anni luce. Il successivo di 100. Ogni secondo il nostro campo visivo si modifica al punto che persino le stelle più distanti dal Sole scompaiono nello sfondo. Ora passiamo alla brillante stella Arturo, poi alcune stelle dell'Orsa Maggiore. Le stelle sconosciute che incontriamo sono sempre più numerose mentre ci accingiamo ad attraversare la Via Lattea. Alla velocità incredibile a cui ci muoviamo, raggiungiamo la periferia della nostra galassia. Si distingue sempre più chiaramente la sua forma, una gigantesca spirale piatta. A velocità vertiginosa ci allontaniamo dalla Via Lattea. Già riconosciamo 2 piccole galassie satelliti, le Nubi di Magellano. 10 alla 22esima potenza, 1 milione di anni luce. Emergono interi ammassi di galassie. I punti luminosi che compaiono alla nostra vista non sono più singole stelle, ma altre galassie. Passiamo vicino a molte di loro, tra cui l'ammasso della Vergine. 100 milioni di anni luce. Ai confini dell'universo conosciuto, il nostro viaggio si conclude. Si tratta di un riferimento che per molti sociologi, ma anche molti nostri contemporanei, appare difficile da comprendere, cioè cosa c'è oltre l'interesse strettamente pratico. Ecco, la storia della scienza, della tecnologia dell'ultimo secolo ci insegna che in realtà una riflessione anche di carattere umanistico è fondamentale, altrimenti noi rischiamo di perdere anche il senso della scienza. Anche quello dell'infinitamente piccolo, di cui ci siamo occupati anche in un'altra occasione e che oggi vorremmo riprendere perché il viaggio del video che ci ha accompagnato adesso ci riporta di nuovo sulla Terra per farci fare questo viaggio a rovescio, cioè dentro il nostro corpo e la struttura più piccola della materia. 10 alla terza. 10 alla seconda. 10 alla prima, rieccoci al punto di partenza. 10 elevato alla 0, siamo a 1 metro di distanza. Ora riduciamo la distanza con la nostra meta del 90% ogni 10 secondi. La superficie ripresa da ogni successiva inquadratura sarà 10 volte più piccola della precedente. A una distanza di 10 metri elevati alla meno 1, pari alla decima parte di 1 metro, cioè a 1 decimetro, ci avviciniamo alla superficie della pelle. In pochi secondi penetriamo nella cute. Dapprima attraversiamo, strato dopo strato, le cellule morte dell'epidermide. Poi giungiamo a un minuscolo vaso sanguigno. Gli strati della pelle scompaiono. Fibre di collagene. Capillari. Globuli rossi. Un linfocita. Penetriamo al suo interno. Al di là degli organelli riconosciamo la membrana porosa del nucleo della cellula. Siamo dentro al nucleo, ci appare il patrimonio genetico dell'uomo. Il DNA, una formazione elica compatta che contiene le informazioni genetiche. Avvicinandoci ancora di più, riconosciamo la disposizione a doppia elica. Una macromolecola simile a un lungo filo ritorto. Se penetriamo ancora più a fondo, notiamo strutture e movimenti nuovi. Una struttura di atomi di idrogeno e di atomi di carbonio tenuti insieme da forze elettriche. Questi elettroni formano lo strato esterno dell'atomo di carbonio che ci appare come un punto che vibra, 10 metri elevati alla meno 9. Il viaggio prosegue, noi vogliamo semplicemente dire questo. Nel mondo classico questa visione teoretica contemplativa aveva un limite. Era la visione di un'elite che non si poneva il problema della tecnica per il semplice fatto che non si poneva la questione del lavoro. Il lavoro era fatto dagli schiavi e non c'era bisogno di usare la scienza per alleggerire la fatica. Il cristianesimo, portando il valore della persona, ha in qualche misura liberato la grande potenza della tecnica e il suo
la sua enorme capacità di ridurre la fatica dell'uomo e di aumentare la nostra capacità di incidere sulla natura. Ma limitarsi alla semplice applicazione pratica senza una riflessione sul senso, sul significato che la stessa scienza ci può offrire è certamente un limite. Non dimentichiamo il grande scandalo del Novecento in cui un paese così tecnicamente importante ed evoluto come la Germania, come l'Occidente, come l'Europa, ha potuto scontare una grande capacità tecnica e allo stesso tempo una enorme mancanza, un enorme deficit di valore civile, morale, umano nell'applicare questa scienza a aspetti negativi come il genocidio o la guerra piuttosto che ad aspetti positivi. Quindi riflettere, diciamo, su questa valenza anche contemplativa della scienza rappresenta per noi un elemento di sicura importanza. Grazie ancora per essere stati con noi e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.